Oh, e sono arrivate anche delle spatole automatiche. Stanno girando gli hamburger con, senti qua, le braccia robotiche TX-20. Ah, ma cosa pensano di fare? Costruire satelliti? Oh, Zini Bikini, esprimi un desiderio, sono il tuo genio. La nostra relazione a distanza è proprio la migliore delle relazioni. Oh, a proposito, ho una sorpresa per te. Ho intenzione di venirti a trovare questo weekend. Oh, oh, per fortuna, la lontananza mi sta uccidendo. Vengo in città per un viaggio di lavoro. È top secret, c'è un virus mortale. Ad ogni modo, voglio proprio vederti. Per rimarcare l'occasione, faremo qualcosa di super romantico, come un incantevole pomeriggio al museo dei cavi USB, per esempio. Oh, sai cosa mi piacerebbe fare? Un giro in auto. La scorsa settimana ne ho fatto uno insieme al mio collega Albert. Albert è un nome divertente per una collega di lavoro femmina. No, Albert è un ragazzo. Un ragazzo? Sì, lavora nella divisione meccanica gentile. Un ragazzo alla meccanica gentile? Va bene, allora lo faremo anche noi. Urrà! Allora ci si vede tra 172.000 secondi. Farai un giro in auto con Xenon? Tu non hai un'auto. Non è quello il problema più grave. Chi è Albert? Oh. Ah! Wow! Wow! Non riesco a crederci, hai detto a Xenon che tu hai un'auto. Non gliel'ho detto, io ho solo scelto di evitare di dirle chiaramente che io non posseggo un'auto. Oh Ben, un amore senza onestà è come una caramella fuori dal suo sacchetto. Dove andrà a finire? Sul pavimento, in mano, in bocca. No. Va bene, chiamerò Xenon e dirò la verità. E così lei probabilmente mi lascerà per quell'Albert che ha un'auto. Basta lamentarsi, so io quello che ci serve. Ma io adoro lamentarmi. Sito, ci sono delle belle automobili a un buon prezzo o buone automobili a un bel prezzo. Comunque... Sono il folle dottor internet, dottor vendi auto con delle folli offerte per voi. Ho quattro porte, due porte, nessuna porta. Ho delle auto veloci, auto lente, auto con i pedali. Digli quanto, sono folle, nenni! Il folle dottor vendi auto su internet, nessuna offerta è troppo bassa. Sono il migliore in città, è la verità. Non fare lo sciocco. Fallo bene, un'offerta. Fallo! Se mi avete convinto, riuscirò a salvare la mia relazione. Non puoi dare un prezzo all'amore. Metto tutti i soldi che ho, poi premo invio e... Stai scherzando? Non sono abbastanza soldi per un'auto. Ma lei ha detto che nessuna offerta è troppo bassa. No, no, lo ha detto la capra. Ma sono tutti i soldi che abbiamo. Tutti i soldi che avete. Basta lamentarsi. Io voglio lamentarmi. Allora mi dispiace e ti lascio. Non è giusto! Tra meno di 36.000 secondi Xenon sarà qui e scoprirà che sono solo un pedone. Posso dire addio alla nostra relazione? Addio, Xenon! Il solo luogo in cui ti condurrò saranno le gentili braccia di Albert. Non mollare, deve esserci un modo per procurarci un'auto, ma quale sarà? Io non lo so, ma mentre ci pensiamo potremmo fare un barbecue. Guardate la mia nuova auto radiocomandata! L'ho dipinta, ora somiglia al nostro taxi, una vera forza, eh? Non adesso, Ginger. Ci serve qualcosa da far guidare a Ben. Oh, va bene, per me doppio formaggio, Hank! Cheeseburger! Ah, sapete, c'è sempre qualcosa di speciale nel cibo che è stato cucinato su un'auto. Sì, è sicuro, il cibo cucinato su un'auto. E aspettate un minuto, Ben, potresti guidare il taxi! Oh. Era proprio sotto il mio naso e non lo avevo notato. Come la mia bocca. Che cosa starò facendo adesso? Oh. Ma certo! Non devo far altro che reinserire il motore nell'auto prima che Xenon arrivi qui. Ora, dove avrò messo il motore? No, lo abbiamo buttato anni fa. Allora dovrò solo costruire un altro motore per il taxi prima che arrivi Xenon. E dovremmo aver finito. Ti sei sprecato, ma dovrebbe funzionare. Sì, grazie. È il momento di accendere questa super automobile! Da qui ci vedo e... Allora, bene bene! I tergicristalli funzionano, le frecce anche... Non mi resta che mettermi a guidare! Ben, cos'è successo? Non dirmi che non sai guidare! Ma certo, sì che so guidare! Ho ottenuto un ottimo punteggio al test! Aspetta, tu intendi all'esame di teoria? Sì!
E che mi dici dell'esame di guida? Per quale motivo avrei dovuto personalmente guidare un'auto per sapere come si deve guidare un'auto? Sai che ti dico? Ti darò una mano io. Dovrò occuparmi di questa faccenda con le mie sole forze, perché se no... Forte. Ben, ci stai riuscendo, amico. Me la sto cavando benissimo, sono un asso del volante. Bene, ora andiamo un po' più veloci. Hank, ora puoi smetterla di spingere. D'accordo. Sono pronto per accendere il motore. Qualcuno spenga il motore! Spegnete il motore! Rallenta, rallenta! Bravo, questa è la velocità giusta, ma torna sulla strada! Questa è una scalinata! Non c'era il segnale! Oh, attento! Oh no, guardami, sono bene! Sono proprio un terribile autista! Fortunatamente sei andato contro una fabbrica di marshmallow! Già, che delizioso incidente! La prossima volta colpiresti una fabbrica di cracker o una fabbrica di cioccolato! Non so guidare e perderò Xenon. Non mi resta che chiamare Albert e congratularmi con lui e poi svanire lentamente nell'ombra. Oh, non preoccuparti, Ben. Sono certo che Xenon vorrà ancora uscire con te, con l'auto o senza auto. Benvenuti nel mio videoblog, carissimi amici! Tra sole 2 ore, voglio dire 7200 secondi, incontrerò il mio fidanzato e la cosa che più mi entusiasma è che andremo in giro con la sua auto, auto. Grazie, computer caro, non ho bisogno che sia tu a dirmi che la mia relazione è spacciata. Oh no, sono un pericolo alla guida, la mia fidanzata mi scaricherà, sono sempre il solito Ben. Ginger, ne ho abbastanza della tua macchina radiocomandata. Ho trovato! Ora so come portare in giro Xenon! Fantastico! Senti, Ben, non sono forte con le misure, ma non penso che tu possa entrarci. Allora, hai trasformato il taxi in un'auto radiocomandata. Bene, non devi fare altro che far finta di guidare. Tecnicamente la guiderò grazie all'aiuto della scienza! Ho programmato una serie di destinazioni romantiche su quest'auto. Una collina, un deposito per computer malfunzionanti. Ben! Sono arrivata! Xenon! È un vero piacere vederti, come Ben. Sempre, come sempre. Ciao. La tua carrozza ti aspetta. Vorrei notassi che tecnicamente non è un taxi. Oh, sì, l'avevo notato. Funziona! Intendo, andiamo! Ah, sì! E adesso io ti porterò a vedere il mio panorama preferito. Sì, sto guidando. È quello che sto facendo. Che sta succedendo al volante? Guarda il mondo! Oh, forte! Allora è così il mondo? Ginger, hai lasciato qui in giardino la tua auto. Una volta ero forte con questi aggeggi. Mi chiedo se il pilota Hank se la cavi ancora. Dove sarà finito il radiocomando? Oh, eccolo qua, proprio dietro la roccia nascondiglio. Bel tentativo, roccia. Ben, ti devo dire una cosa. Potrebbe suonarti un po' folle. Già. In realtà non ero certa che tu sapessi guidare. Ah, ti pare? Io che non so guidare. Credo di poter tranquillamente affermare di sapere... Eppure ero così bravo. Ciao, Hank, qual è il problema? Non riesco a farla funzionare. Che stai facendo? Ti sto solo mostrando quello che so fare. Sai com'è? Mi nutro di velocità. Credi che servano le batterie? Fa provare me. Per caso mi hai chiesto di rivedere il parco un'altra volta, mia signora? Ben, ma che stai... Sto solo girando attorno ad una statua. Forse questo... no. Che cosa state facendo? Non riusciamo a far muovere l'auto. Ma certo che no, non avete il radiocomando. E allora questo cosa controlla? Fammi vedere. È rotto, magari agitandolo un po'. Questo qui a cosa serve? Amici, ho visto Xenon, mi è sembrata davvero felice. Mettilo giù! Ben, fammi capire, hai mai guidato un'auto?
se non... ho una confessione da fare. Ah, sì? Io invece ho una commozione. Per questo ho trasformato il taxi in un'auto radiocomandata. So che non è quello che ti aspettavi. No, non è affatto quello che mi aspettavo. È molto meglio. Ben, forse è la commozione a parlare, ma c'è stata scienza e c'è stata avventura e ho potuto passare del tempo con te. Sì, ottima memoria, è vero, è quello che abbiamo fatto. Oh, questi guai con il telecomando hanno fatto sì che Ben e Xenon si avvicinassero ancora di più. Sì, dovremmo mostrarlo ad Albert. A cosa serve questo pulsante? Binder, no, non premerlo! Troppo tardi, lo sta premendo! Nooo!